cazzo. Dateci un gruppo grosso. Dateci gente che può difenderla. La accompagno. Nessuno da questa parte, tutti da qui. Allora, facciamo una cosa. Cominciamo facendo un riepilogo di quel che è successo e di quel che è successo. Le informazioni che già avete sono sicure. Non è indispensabile per la cosa. In ogni caso in questo momento possiamo parlare. Allora, il punto della situazione. Fatto il rituale. Devo prendere il calice. Abbiamo al 20 anelli. No, più di 20 anelli. 22 20. 24, 25. Abbiamo cercato tutto il giorno. Il calice, così come gli anelli, non sono altro che il mezzo per giungere al confine. È importante concentrarsi sul fine. Capire che serve. L'equità dei creati. Se tu hai un fine, hai anche un motivo per raggiungerlo. Se hai un perché forte, il come raggiungerlo lo trovi. Mentre scopo, se qualcuno vi dice di fare una cosa senza un perché, avete solo un cosa fare, o magari vi spiega anche come farlo, ma non avete un obiettivo, uno scopo, non avete un perché. Avere uno scopo è avere potere. Un fine alimenta la volontà. Senza scopo. Se non avete un vostro scopo che viene da un vostro perché, vuol dire che qualcuno vi ci ha mandati a fare una certa cosa. Vuol dire che non siete voi a decidere, a scegliere. È qualcun altro che vi ha detto. In questo momento siamo noi quelli che vi hanno detto di fare. Ma voi sapete che benissimo che è contrario alla filosofia della magia, dare cosa invece spinge a capire le motivazioni perché delle cose. Io spero che ci stiate arrivando da soli, perché di più al momento non vi possiamo dire. E quindi ripeto, mettete insieme le informazioni e cerchiamo assieme di capire il perché. Qual è il perché, qual è il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è ripristinare il creato, eliminando le larve. Eliminare le larve sa un po' di disinfestazione. Cioè, tu hai in casa, metti il veleno per eliminare i topi. Qua il concetto è ben più profondo. Come riplasmare. Anche in purificazione, qua si parla proprio di ristrutturazione, andando alla base, partendo dal punto di vista del creato. Riplasmare. Divinità. La voce manca. Bisogna ricompiere il percorso di Akos, la matrice, equivale al gesto che Akos compì all'alba dei tempi creando tutto il creato.
gli anelli una alla volta rappresentano gli dèi che si sono scaturiti nel bene e nel male dal sogno di Agos. È una teoria. Sì. C'è una cosa che mi chiedo. Tu per esempio. Io? Sei la mia. Io cerco di ripristinare il piano, o almeno sto cercando di aiutare. Anch'io ho uno scopo. Mi piace dire i miei scopi apertamente. Ok, fai un passo. La domanda poteva essere: qual è la singolarità che tu pensi di aggiungere al tutto nel momento in cui il fluido entra in risonanza? Bella domanda. Cos'è di particolare che vuoi dare a lui? Oltre l'aiuto? L'aiuto è di, se uno entra nel gruppo delle furie lo fa per aiutare. Se ti candidi per entrare nelle furie lo fai perché pensi di poter aggiungere qualcosa. Sì, voglio aggiungere della mia forza. Ne sarei in grado. Più di quella di Eskel. Perché Eskel aggiungerà forza e la darà più. Sì. Non quanto Eskel. Quindi è ridondante. È molto... Allora, se la forza non gli manca, cosa gli puoi dare? I tuoi segreti? Quello che non vuoi dire apertamente? Non gli sembra qualcosa. Rispondi, cosa potresti dare? Non lo so. Non lo so. Quindi è giusto che ti ammazzo. Non è stato facile nascondere. Per arrivarci c'è questo un bel po'. Ci sono stati attacchi espliciti verso il calice? No, no, espliciti. No, no. La presenza non è mai troppa. È stati noi. Domanda precisa per un motivo preciso. Ancora no. Sì. Se qualcuno. Cioè se ci fossero stati attacchi espliciti, diretti nei confronti del calcio. La risposta è che non significava che. Che le informazioni sono arrivate al nemico. E quindi questa è un'informazione, questa risposta ci sta dando è molto importante. Invece abbiamo avuto degli attacchi che dentro e quando li scacciavi uscivi come se usciva qualcosa dal corpo. Infatti alcuni presenti hanno ancora i segni. Astra, lui, hanno ancora segni nel volto. Avete delle lesioni. Astra, io no. Lui non so di chi parla. Sì, io. Astra è il signor. Ad Argonè hanno pure qualcuno che ha capacità rigenerativa e a quanto pare le lesioni si riescono a guarire, però ad altri rimangono perenni, devono essere curati. Evidentemente le larve diventano sempre più forti e stanno cominciando a penetrare nei nostri corpi, nei nostri. Se l'avrò fatto solo merito.